Il posto delle parole per raccontare di un libro, Edizioni Longanesi, con un titolo molto bello, un titolo impegnativo tra l'altro, perché non possiamo non riconoscerci nel titolo di questo libro. Poi parleremo di questa storia molto singolare. Il titolo di questo romanzo è Se ami qualcuno, dillo. Marco Bonini è l'autore e Marco Bonini è ospite qui nel posto delle parole. Buonasera Marco Bonini. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie, grazie per Grazie per essere avermi insieme con invitato. noi qui per raccontare in questa, seppur breve conversazione, questo romanzo scritto da Marco Bonini che è nato a Roma, vive a Roma, tra l'altro, leggo nel risvolto di copertina, che tiene a precisare di essere romano da 5 generazioni da parte di padre e niente meno che 9 da parte di madre. Credo che ormai romanacci, con queste radici siano abbastanza pochi, vero Marco Bonini? Sì, siamo pochi, ma lo dico con orgoglio scherzoso, ovviamente, perché a parte che io sono l'ultimo, nel senso che i miei figli sono già diciamo, dei bastardi, usando un'espressione forte, perché la madre è un'americana che ha origini Ai. olandesi, insomma, ci siamo imbastarditi. Ma una cosa che dico veramente solo scherzosamente, perché non ha per me nessun valore, diciamo, etico o morale, è semplicemente un gioco divertente che mi è stato riferito. Io non ho neanche le prove che sia vero questa cosa. Ma I miei questo però ci genitori porta, se ne Marco Bonini vantavano. all'interno, ci porta già all'interno di questa storia, perché è un romanzo molto Ci romano, tra porta l'altro, assolutamente. ritornando di nuovo al risvolto di copertina, Marco Bonini è laureato in filosofia, ha studiato per diversi anni danza classica e moderna, prima poi di dedicarsi alla recitazione. Attore, sceneggiatore, È tutto scrive per il corretto. cinema e la televisione. In che modo Marco Bonini, che rapporto c'è tra la filosofia, la danza e adesso la scrittura? E la recitazione, Dunque, ovviamente. sembrano tutte cose molto diverse le une dalle altre, in realtà sono tutte la stessa cosa, cioè io cerco di capire e di raccontare chi siamo o chi sono principalmente. E la filosofia è la domanda e la danza, la recitazione, la scrittura è il mezzo con cui racconto queste mie domande. Se la domanda è la risposta, diciamo, non la risposta come la conclusione della domanda, ma la risposta come il racconto della domanda. Ed è vero perché in questo libro di domande ce ne sono parecchie. Questo romanzo racconta una vicenda familiare, ma non solo. Le vicende familiari sono le vicende poi di moltissime famiglie. Non possiamo non specchiarci in questa storia che Marco Bonini ci racconta. È una storia che nasce proprio dalla sua famiglia. Sì, io sono partito da un'esperienza autobiografica, che è l'evento clinico che è realmente successo a mio papà nel 2000, e un evento, diciamo, tanto drammatico quanto sorprendentemente fortunato, diciamo, nella tragedia, perché dopo un infarto, 2 mesi di coma e un danno cerebrale causato dall'ipossia, nel senso il cuore si è fermato, non ha più mandato ossigeno al cervello e le cellule neuronali si sono bruciate, e sono bruciate diciamo frattalicamente, nel senso a caso Si più o sono meno, impallinate, no? Come dicono tecnicamente i impallinate, medici. esattamente, quello è il termine, diciamo, tecnico vernacolare dei dottori, e il modo in cui quel cervello si è impallinato ha prodotto un risultato fantastico, perché ha non solo cancellato la memoria e tutta la sovrastruttura di quest'uomo, ma lo ha liberato da tutte quella prigione emotiva che quelle regole, quelle informazioni e quelle memorie lo castravano, lo tenevano imprigionato, da tutte quelle regole che lo tenevano imprigionato. Sono partito da questo evento che è stato reale ed è stato, diciamo, in qualche modo illuminante, e da lì intorno ho costruito una storia che fosse il più possibile esemplare e divertente, perché poi io, diciamo, cerco sempre di scrivere commedie, questo è quello che mi piace e questo è quello che credo che noi italiani siamo particolarmente bravi a fare. E in questa commedia, sì, lo diceva poco fa Marco Bonini, si sorride, ma ci sono anche tratti delicati, anche tratti abbastanza duri, perché
Qui si tratta della vicenda familiare, per esempio, l'ha già spiegato poco fa Marco Bonini con il padre a letto che deve ricominciare la sua vita in sostanza, deve tutto quanto, è come se fosse stato introdotto in una macchina che gli ha fatto reset e lui deve ricominciare a crearsi, a farsi istruire, a crearsi delle regole, dei modi di comportamento. Ed è importante il tema non solamente della ripresa della vita, quella cosiddetta di tutti i giorni, chissà poi perché la chiamiamo così, ma il capire dopo questa pausa così tragica, così terribile per il padre, ma non solo, che forse gli affetti vanno un po' ridiscussi, che forse gli affetti sono importanti, che una carezza, un abbraccio, uno sguardo, un sorriso. Forse quello non dato un tempo oggi è necessario per recuperare, chi lo sa, un po' di terreno del passato ormai perso. Sì, questo evento drammatico che è diciamo, la linea di demarcazione tra il prima e il dopo, in qualche modo a questo personaggio una seconda possibilità. E l'elemento di novità che viene introdotto da questa malattia è proprio questa liberazione emotiva. Cioè prima quest'uomo era un maschio alfa, diciamo, vecchio stampo, classico, a cui non era permesso, lui non si permetteva, ma perché non gli era permesso culturalmente a nessuno dei maschi, quantomeno quelli di quel quartiere, di quel particolare condominio, non gli era permesso di provare delle emozioni, non gli era permesso di abbracciare anche se fosse anche soltanto il figlio. C'era tutto il mondo delle emozioni, era congelato perché in qualche modo in conflitto con l'idea di virilità. Questo, grazie alla malattia, non a causa, ma grazie alla malattia, viene cancellato. Questi blocchi, questi freni, questo addestramento macistico viene cancellato dalla malattia e improvvisamente lui fa quello che avrebbe potuto fare anche prima se gli fosse stato permesso o se fosse stato educato in un'altra maniera. E cioè improvvisamente diventa empatico, diventa gentile, diventa emotivo, diventa più aperto all'ascolto, più disinibito da un certo punto di vista. E questo è l'elemento rivoluzionario che in qualche modo sconvolge il figlio che lo accompagna in questo viaggio riabilitativo e si accorge che in qualche modo quella malattia non era una malattia casuale, che non era l'Alzheimer, non era un tumore, era un infarto, cioè un male al cuore che in qualche modo gli strozzava una parte e lo stava uccidendo, come scopre il figlio, aveva già ucciso anche il nonno. Quindi c'è una ereditarietà cardiopatica e culturale che nel caso del nonno appunto ha portato alla morte, nel caso del padre ha portato a questa quasi morte, a questa seconda opportunità, e che il figlio si augura che grazie a questa esperienza lui riesca a liberarsi e a non passare di nuovo per le forche gaudine dell'infarto a 50 anni, come era stato colpito il padre e il nonno. Questa è una storia in qualche modo, al di là dell'elemento autobiografico che veramente è irrilevante, il fatto che sia veramente successo a mio papà, se non per diciamo, curiosità di gossip, l'elemento rivoluzionario è che questa cosa succede oggi, in qualche modo, nel momento in cui i maschi sono sotto processo, perché per questa incapacità, che però non è soltanto inflitta al mondo femminile o al mondo dei figli o al mondo dei partner. È una incapacità che si infliggono da soli, perché anche noi uomini in qualche modo siamo vittime di questa cultura maschilista, patriarcale, diciamo. E quello che racconta in questo romanzo è esattamente il danno che gli uomini hanno subito da questa educazione, perché in qualche modo sono stati privati di un mondo che è stato relegato al mondo femminile, che non è, da un punto di vista naturale, e l'evento clinico del protagonista di questo romanzo lo spiega, non è una caratteristica naturale, non è che gli uomini non possono provare certe cose, agli uomini è stato vietato di provare alcune cose e la conseguenza di questa cosa non è soltanto che le mogli se ne vanno e lo abbandonano, ma la conseguenza è che si ammala il corpo al punto di arrivare alla morte nel caso del nonno, arrivate alla quasi morte nel caso del padre.
Quindi questa capacità, questa, se ami qualcuno dillo, il non dirlo simbolico è una cosa che ha una rilevanza sociale, direi sanitaria, cioè ci sono uomini che si ammalano e stanno a spese dello Stato perché non dicono quello che provano. Marco Bonini, scusi il monologo. Scusi. No, no, mi anzi, scusi il ma no. Il nostro spazio si chiama per l'appunto il posto delle parole. E le parole le lasciamo andare, lasciamo che prendano il loro spazio. Le risposte lunghe, articolate, ci piacciono particolarmente. Ecco, torniamo a Sergio, il padre. Sì. E con questa sua malattia, ed è strano, poco fa Marco Bodini ha detto a causa, poi si è corretto, dice grazie a questa malattia, questo è successo. Esatto. Ma grazie a questa malattia quest'uomo ha imparato ad essere felice. Ci leghiamo un po' a quello che diceva poco fa lei a proposito del maschio, no? Ecco, esatto. questa cesura difficilissima, perché non è così semplice quello che è successo. No. Ecco, questa cesura ha creato comunque una fiamma di felicità. Ecco, la parola felicità per uno che non sta bene è difficile dirla, eppure è questo il miracolo di se ami qualcuno dillo. Assolutamente sì, ed è molto esemplare che ci sono due donne, diciamo, in questa, diciamo, ci sono altre donne, però due donne, Sergio ha due donne, la prima è la prima moglie che lo abbandona, e poi c'è Gabriella che invece lo adotta, si innamora di lui e rimane e diventa sua compagna. Ed è, diciamo, esemplare il fatto che Alba, cioè la prima moglie di Sergio, abbandoni un uomo che sa fare tutto, in realtà è un uomo normale, sano, normale, che sa fare tutto tranne una cosa, e Alba è disposta a rinunciare a tutto perché le manca quell'unica cosa, e Gabriella in qualche modo dopo l'infarto, dopo la cesura, si trova tra le braccia un uomo che non sa fare niente perché è un invalido, perché è stato resettato, perché è un bambino appena nato che non sa fare niente tranne una cosa, che è appunto amare. E quell'unica cosa che prima non sapeva fare e che adesso sa fare è condizione della felicità e dell'infelicità. Quindi tutto il resto è accessorio in qualche modo in questo viaggio salvifico. E il messaggio è questo, sì, che la felicità, il benessere è molto semplice, ma è così complicato da raggiungere, proprio perché è ostacolato nel cammino continuamente da, in questo caso l'elemento, diciamo, che io individuo è questa identità maschile, che è quella messa sotto processo, è questa virilità che per essere affermata deve negare se stessa in qualche modo. Cioè l'evento, diciamo, che racconto in maniera tragicomica del matrimonio tra Alba e Sergio. Alba è nata insieme a Sergio sostanzialmente, perché sono figli di amici dello stesso condominio. Quindi Alba vede, si innamora di Sergio appena nata e lo aspetta per 20 anni, fino al matrimonio. Finalmente a 20 anni si sposano, ma il giorno del matrimonio c'è Roma Lazio, il derby, e Sergio deve scegliere se affermare se stesso, e quindi se stesso maschio e virile, e andare allo stadio con i suoi amici, con i propri amici, o assecondare se stesso uomo, e quindi l'amore che ha dedicato, che pure ha riconosciuto nel rapporto con Alba che lo sta aspettando, e lui sceglie di andare allo stadio. Questo è il problema. Il problema è la scelta tra se stessi, tra un se stesso e l'altro. Il punto è proprio, diciamo, la soluzione, se una soluzione si può immaginare, è ridefinire quel concetto di virilità per cui un uomo è libero di scegliere i propri sentimenti senza per questo dover mettere in questione la propria identità di genere. Il problema è nella definizione del concetto di virilità. Questo è il problema anche della violenza sulle donne che si sta conclamando sempre in maniera più drammatica in questo periodo. È sempre tutto intorno all'identità maschile, che purtroppo è stata definita da una cultura patriarcale che vive da Adamo ed Eva, no? Eva è una costola di Adamo addirittura, cioè è un pezzo dell'uomo, e questo è purtroppo costato così da 3 millenni, e quello che i femminismi degli anni 60 in poi ci stanno
gridando con dolore e rabbia è proprio questo. E forse proprio per quella rabbia noi abbiamo più difficoltà a recepirla. Il fatto che questa storia venga raccontata da un uomo eterosessuale mi auguro che possa, diciamo, aprire un po' di più le orecchie dei maschi, che ci hanno da guadagnarci, questo è il punto, che non bisogna fare un passo indietro, bisogna fare un passo avanti. Facciamo però un passo indietro rispetto a un'altra cosa, Marco, sì. Bonini. Andiamo negli anni Ottanta. Andiamo negli anni Ottanta, sì. E troviamo un ragazzino che, se ricordo bene, ha circa 10 anni. Sì. E questo ragazzino... c'è una tenerezza nel racconto di questo romanzo, Se ami qualcuno dillo, edito da Longanesi. C'è una tenerezza molto particolare, oltre a molta ironia. È una tenerezza quando si incontra questo bambino, 10 anni, e scopre l'amore perché nel suo cortile c'è una bambina molto bella, la più bella del cortile, e non potrebbe non essere così, e lui si innamora, però questo amore non è corrisposto. E succede qualche cosa un giorno perché il padre si rivela quale è nei confronti del figlio e si rivela anche com'è nei confronti delle donne. Sì, sostanzialmente quello che succede, un evento particolare, perché a lui gli scappa una biglia dal settimo piano del balcone dove stava giocando per guardare da Daniela che doveva uscire dal balcone di fronte a dirimpettaio. Per tenere innamorato, e gli scappa una biglia, cade giù dal balcone e buca, diciamo, il tetto della macchina parcheggiata sotto, e il padre arriva, Sergio arriva ovviamente furente e dice: ecco, hai visto che succede a sta presso le donne? Solo disgrazie, lascia perdere femmine. E questo è il primo messaggio. Il problema nasce sempre là, per questo era un romanzo, un rapporto padre-figlio, perché il passaggio del messaggio, il trasferimento, l'eredità è data sempre dal padre al figlio maschio. E chi altro può farlo se non la persona più importante della tua vita, che è quello che ti ha dato la vita, e quello che ti dà le regole per andare nel mondo da solo. In quel momento Sergio stava passando il messaggio patriarcale al figlio, che era naturalmente, così come Sergio quando si sveglierà, naturalmente spinto verso l'amore, ma no, quella cosa non si può fare, è vietata perché dall'amore arrivano soltanto brutte notizie, cadono le biglie e rompono le macchine, soltanto disastri arrivano se uno segue quella strada. E lì è il momento del passaggio, e il problema appunto è che Marco, che casualmente è lo stesso nome dell'autore, viene io dico contaminato, no? viene contagiato da questa cosa, e lui se ne accorgerà soltanto quando poi quella stessa persona che il messaggio gliel'ha passato lo nega, perché appunto l'ha dimenticato. Che è assurdo, perché dico, millenni di cultura per creare e conservare questo messaggio tramandato involontariamente, perché non è che Sergio era cattivo, Sergio faceva quello che gli hanno detto di fare, così come faceva il padre, nonno Marco faceva quello che gli avevano detto di fare, e così di padre in figlio a ritroso fino ad Adamo. Il punto è che per un caso drammatico quel messaggio viene interrotto, quella catena si spezza e improvvisamente è tutto più semplice. E lì Marco si rende conto e dice: ma allora quel messaggio era sbagliato, allora quell'immagine di Sergio era sbagliata, ma addirittura per se stesso. E lì c'è il racconto di quello che lui ha visto nel coma, di questo sdoppiamento. No, nel romanzo racconto questo evento, Marco chiede a Sergio: che cosa ti ricordi del coma? E Sergio risponde che, ovviamente attraverso la metafora calcistica, che è quella del il mondo di riferimento di Sergio, dice: io stavo giocando a calcio, ero un bambino piccolo, avevo 10 anni, stavo giocando a calcio, a metà campo cado, mi giro verso la panchina, il mister, l'allenatore, è il padre, cioè nonno Marco, che gli chiede di continuare a giocare, lui dice non ce la fa, e lo chiama fuori, lo fa uscire e ne fa entrare un altro, ma quell'altro è un altro Sergio, quel Sergio che il padre teneva in panchina, che non faceva giocare. Ecco, in quel momento Marco capisce che c'è un doppio, che c'era un'altra persona, c'è un'altra personalità che era fermo, che non poteva giocare, che probabilmente c'è anche lui, che era lo stesso piccolo Marco che guardava Daniela.
E a quel punto, diciamo, l'evento casuale della catastrofe patologica di Sergio deve diventare sistema, cioè quello che è successo per caso a Sergio deve diventare una scelta per Marco, e quindi si sottopone alla stessa riabilitazione cognitiva il figlio del padre, per cercare di cancellare queste informazioni, questo messaggio che gli è stato passato volontariamente, per evitare di passarlo al proprio figlio e per evitare forse di ammalarsi anche lui a 50 anni. Ci sono diversi livelli di lettura di questo romanzo, se ami qualcuno dillo, e proprio mentre parlava poco fa Marco Bonini, financo da un punto di vista, da una prospettiva psicanalitica del rapporto del padre, della mancanza, ecco, possiamo proprio utilizzare questa parola mancanza per raccontare, sintetizzare in una parola la figura di Sergio. Marco Bonini, autore del libro, del romanzo edito da Longanesi, Se ami qualcuno dillo. Prima di salutarci, Marco Bonini, invece, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un testo di un filosofo, un collega, che si chiama Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni, ed è un, diciamo, tratta lo stesso tema ma da un punto di vista, diciamo, più strettamente filosofico, un testo di filosofia, ed è un testo che io presenterò insieme a Lorenzo Gasparrini, che è il suo autore. E presenteremo insieme i nostri due libri, lui presenterà il mio, io presenterò il suo, nel tentativo di, come dire, inviare il messaggio agli uomini, dagli uomini, da punti di vista diversi, che sia attraverso un romanzo tragicomico o che sia attraverso un testo più strutturato di filosofia. Questo è il libro che ho sulla scrivania. Ecco, prendo ancora spunto, chiedo ancora qualche istante di attenzione, Marco Bonini, prendo spunto proprio da questo libro di Lorenzo Gasparrini, che è uscito credo 5-6 anni fa, no? Diventare uomini, sì. Le relazioni maschili senza oppressioni. Quali erano le oppressioni di Sergio, il protagonista di questo romanzo? Beh, le oppressioni di Sergio erano le stesse che poi Sergio ha passato a Marco, cioè fatto di non poter vivere quella parte delle emozioni. Cioè, a un certo punto Marco, in questa ricerca a ritroso che fa nella sua vita, nella vita di Marco bambino, nella vita di Sergio bambino, nella vita di Marco, no, di nonno Marco, va da investigatore a ricercare i momenti di questo passaggio, e lì ritrova un padre che è nonno Marco assente, un padre incapace di fare quello di cui il figlio ha bisogno, perché ci trova una lettera di lui da bambino a 10 anni in cui accuratamente racconta quello che succede nella sua vita. Sergio il piccolo racconta al padre cosa succede nella sua vita, gli dice: mi piacerebbe che tu mi venissi a vedere giocare a calcio, mi piacerebbe che tu stessi più spesso con noi, quando tu stai con noi ne stiamo sempre bene. Questa mancanza racconta una latitanza sostanzialmente emotiva degli uomini sugli uomini, che non è stata risolta da una soluzione, ma è stata attappata sostanzialmente, cioè è stato accantonato il problema. Quella cosa non si fa, siccome non tutti noi la vogliamo, nessuno di noi la può avere, ma non ci impegniamo per farla e per donarla, ma ci impegniamo per cancellarla in modo che nessuno deve poterla avere. E questo è un danno che hanno subito tutti gli uomini come compagni di donne, ma tutti gli uomini come padri di figli. A un certo punto io dico, faccio dire a Marco, che poi diventerà padre verso la fine del libro, e dice: ogni bacio che io do a mio figlio è un bacio di cui si è privato Sergio, è un bacio in cui probabilmente si è privato anche nonno Marco. Un bacio che non è stato dato in passato, ma non soltanto per chi non l'ha ricevuto, ma per chi non l'ha dato, perché questo è il dramma, diciamo, è un dramma di uomini che avrebbero voluto e potuto vivere quel momento emotivo, ma che in qualche modo per questa definizione, diciamo, di virilità totalmente arbitraria e ingiustificata, se lo sono negato in qualche modo. Abbiamo parlato in questa conversazione molto dei protagonisti maschili, abbiamo accennato ad Alba, abbiamo accennato
a Gabriella, ma non possiamo chiudere questa conversazione senza almeno ricordare una figura bellissima con i suoi occhi verdi intenso, ovvero Scarlett. Scarlett, che anche lei protagonista, mi ricordo per esempio il momento in cui, verso la fine del libro, c'è il ricordo di quando Scarlett prende tra le mani un bicchiere, no? Lo stelo del calice di vino, e nel calice di vino c'era il Morellino di Scanzano, ed è stato il vino del primo incontro. È una storia d'amore molto bella, che entra, attraversa e vive veramente pagina dopo pagina, e vive anche a libro chiuso. Grazie ancora, Marco Bonini. Grazie a voi, grazie a lei della lettura così attenta e appassionata. Infatti, mi fa molto piacere. Grazie mille. A presto. A presto.